Salve a tutti e benvenuti! Guardavo la semplicità di questo melograno, no? Molto bello, molto semplice e anche molto buono, a me piacciono. Eppure, noi siamo capaci, come uomini, di rendere complicato ciò che è facile, o meglio, ciò che è semplice. Di rendere brutto ciò che è bello. C'è una domanda che oggi vorrei fare a me, ma a voi. Se Dio oggi, in questo momento, in questo momento in cui ciascuno di noi sta facendo la sua vita, le sue cose, belle o buone che siano, questo è un altro discorso, ma se in questo momento Dio guardasse come guarda sempre, in ogni momento, il mondo, quale mondo troverebbe? Abbiamo detto che è importante guardare l'uomo con gli occhi di Dio. E allora mettiamoci per un attimo, tra virgolette, al posto di Dio, ecco, non è un'eresia, per guardare il mondo. Qual è il mondo? Che cosa vede Dio nel mondo? Certamente vedrà tanto odio, tanta violenza tante guerre, guerre non solo quelle dell'Afghanistan, guerre non solo quelle della Siria, dove sentivo qualche tempo fa che i bambini morti, diciamo cifre, non ci rendiamo conto che queste cifre sono macchiate di sangue, questo Dio vede, vede l'utilizzo della violenza, della... della dei gas per uccidere delle persone inermi, tra cui i bambini. Che cosa vede Dio ancora? Vede un uomo completamente preso dalla carriera, dai soldi, dall'arricchirsi, vede lo sfruttamento dei poveri, vede lo sfruttamento degli immigrati, dei campesinos. Che cosa vede Dio ancora? Invece del perdono, vede l'odio, il rancore, vede uomini super tecnologizzati, uomini eh, che eh, hanno accorciato di molto le, le, le distanze, ma che non hanno mai tempo, vede famiglie distrutte, vede famiglie eh, divise, famiglie disgregate in cui non c'è più il papà, non c'è più la mamma. Vede bambini abbandonati a se stessi, vede uomini politici che invece di fare e di ascoltare la gente ascolta solo se stesso, i propri progetti, le proprie ambizioni, i programmi del proprio gruppo, politici che non sono capaci di andare oltre se stessi di ascoltare la gente e di fare una sola cosa, cioè il bene comune, il bene di tutti, il bene della società e non gli interessi del proprio gruppo. Dio vede tante altre cose e come dice Nuenz, piange, sì Dio piange, piange perché l'uomo si sta bruttendo, l'uomo non ha capito nulla del suo messaggio. Mi direte, mamma mia che visione catastrofica. Beh, io non parlo di visione catastrofica, ma molte volte con la scusa di, del catastrofismo noi nascondiamo le ferite. Allora tocchiamoci le ferite. Quando ci tocchiamo le ferite il dolore lo avvertiamo e sappiamo, riprendiamo coscienza che la ferita c'è. Ma è pur vero che proprio toccandoci le ferite noi saremo capaci di vedere il bene che comunque c'è. La bellezza dell'uomo, che comunque, pur se ferita, c'è, però è adombrata da queste ferite, è adombrata dalle violenze, è adombrata dall'egoismo dell'uomo, che è una delle primissime radici della sete di potere che ognuno di noi ha dentro noi stessi. E allora. Continueremo ancora questo nostro cammino e mi raccomando, torniamo alla bellezza, alla semplicità e alla bontà di un melograno. Ciao a tutti e sia lodato Gesù e Maria.